A tutti i ragazzi, oggi andiamo a migliorare l'esecuzione dei lavori domestici, quindi a fare tutto ciò che si svolge a casa in maniera antalgico. Eccoci qua. Prendiamo una bacchetta o comunque il nostro meraviglioso manico della scopa o del mocio. Ok? Allora, generalmente come spaziamo a casa? Ok, quindi succede che il capo si mette in avanti, il busto pure e le spalle sono chiuse. Ok, allora facciamo così, partiamo da qui, ci mettiamo qui e andiamo a mantenere le spalle ben aperte, ok? Lo sguardo è avanti, tenendo poi il bastone o comunque il manico della scopa sollevato, proviamo a già a fare questo lavoro di oscillazione. Ma non è un far pendolare, appunto, fare il pendolo della bacchetta o del manico, ma è guidarlo con una mano e l'altra, tenendo le spalle ben aperte, destra e sinistra. Facciamo un coppia addominale, quindi stringo l'addome, stringo il glutei, le spalle ben aperte, e spostiamo la bacchetta destra e sinistra. Bellissimo. Man mano che facciamo questo, proviamo a piegare le gambe e poi ritornare su, tenendo sempre le spalle aperte e lo sguardo avanti o comunque il capo eretto e lo sguardo volto in basso. Ancora. E ritorno, mantengo sempre le spalle aperte, piego le gambe e le ginocchia guardano sempre avanti e ritorno. Quindi questo e ritorno. Questo perché? Perché ci abituiamo a tenere le spalle aperte, piegare le gambe senza aggiungere questo raggismo che ci crea dolori. Ancora riabituiamoci, è importante farlo e ripeterlo in modo da automatizzare il movimento. Ancora, via, piego e ritorno, apro le spalle, via, piego e ritorno, apro le spalle. Poi ci rendiamo conto che se abbiamo sempre una mano sopra e l'altra sotto, andiamo a invertire per dare uno stimolo nervoso diverso, ma soprattutto un impulso a livello encefalico che ci serve per stimolare il nostro sistema nervoso e modificare gli schemi di movimento che sono ormai automatizzati. Ancora, trovare i movimenti diversi. Ancora, piego e ritorno, e ancora, piego e ritorno, ancora, piego e ritorno, ancora, piego e ritorno. Proviamo a fare questo portando un piede avanti, ritorno, l'altro, ritorno, oh, e là. Vediamo sempre la nostra bacchetta e il nostro manico, siamo noi proprio a guidare